Sì, chi è? Arrivo subito. Andiamo a farci subito questo spacchettamento informale perché uno di voi, forse qualcuno già l'ha visto dalle storie di Instagram, mi ha spedito la Corona Fanatec V2 per testarla. E quindi non solo devo ringraziare Alessio per avermi mandato il V2, ma anche per avermi mandato il Podium Advanced Paddle Module, ovvero il modulo che si fa applicare dietro al volante sostituendo le due palette tradizionali. Ok, andiamo a fare un piccolo unboxing e... Oh... No, ragazzi, vabbè. La qualità costruttiva sembra già ottima, non ci sono scricchiolini di alcun tipo, tranne forse qui nella parte superiore. Le leve fanno anche un bel suono. Ok, ma la vera chicca è questa. Ok, adesso spostiamoci al banco e andiamo a vedere cosa c'è all'interno della confezione e soprattutto come sostituire queste. Iniziamo con l'operazione di disassemblaggio. La prima cosa da fare è sicuramente rimuovere questo coperchietto qui dietro tramite queste due viti sulla parte anteriore. Quindi, chiavetta. Come per magia, il coperchietto l'abbiamo rimosso. Adesso dobbiamo andare a rimuovere il gruppo della paletta e si fa tramite le due viti che ci sono dentro questi due buchi. Quindi andiamo a inserire la chiave a brugola adatta all'interno della fessura. Svitiamo. Ok, prima di estrarre il gruppo della paletta dobbiamo ricordarci di sganciare, lo faccio vedere, di sganciare il cavetto che c'è qui. Quindi lo possiamo fare tramite una pinzetta o anche con le mani, stando bene attenti a non forzare troppo, sganciamo lo spinottino e poi andiamo ad estrarre semplicemente il cavo da questa fessura. E via. Facciamo la stessa operazione anche da quest'altra parte. Magari prima questa volta mi ricordo di togliere lo spinotto. Questa è la condizione del volante senza le palette. Adesso mettiamo un attimo da parte il volante, anche le palette, e apriamo finalmente il Podium Paddle. All'interno troviamo diverse lunghezze delle palette del cambio, quindi possiamo decidere se prendere una misura più grande o anche questa misura più piccola. E possiamo addirittura scegliere nella parte superiore delle palette quale tipo di leva installare. Perché ricordiamo, oltre alla leva della frizione, abbiamo le leve del cambio e addirittura altri due pulsanti aggiuntivi. Bando alle ciance, completiamo l'installazione installando le leve sul paddle e poi ci trasferiamo sul volante per completare l'installazione. Ok, direi di installare questi due. Prima una e poi l'altra. Poi dobbiamo far passare il cavetto sempre nella sede qui di fianco e andare a collegare lo spinotto giù. Non è una cosa facilissima, ma neanche complicata. Prima di collegare lo spinotto direi che possiamo passare al fissaggio del paddle al volante tramite le due viti in dotazione. E in ultimo andiamo a collegare lo spinotto, che in pratica ha un senso e quindi non si può sbagliare. Ecco qua. Ripetiamo la stessa operazione con l'altra paletta e poi andiamo a testarlo. Ok,
Perfetto, andiamo a rimontare il coperchietto posteriore con le due vitine qui sulla parte frontale del volante. Pam, e il gioco è fatto, ragazzi. In meno di 3 minuti abbiamo montato l'Advanced Podium Paddle, che ha le due leve della frizione, le due leve del cambio direzionale e poi ha ancora altre due leve nella parte superiore con cui poter gestire quello che preferiamo come mappe motore, traction control, ABS e quant'altro. Ragazzi, abbiamo visto come in 3 minuti si riesce a fare un upgrade dei volanti Formula con questo Podium Advanced Paddle della Fanatec, che ha un costo di 179 euro, quindi non pochi, però aggiunge effettivamente sia la doppia frizione che altri due tasti qui sul retro che possono sempre servire. Ora a me non mi resta che provare sia il V2 che questo upgrade che abbiamo appena montato insieme, e noi come sempre ci vediamo in pista.